Natalia ed Irina propongono clienti a cura di Maria Adele Garavaglia. È una storia vera, è una storia di queste due ragazze, Natalia ed Irina, native dell'Ucraina, che come tante altre ragazze, loro connazionali, hanno lasciato questo bel paese per tentare una fortuna verso l'Occidente, e nella fattispecie l'Italia, nello specifico Novara. Loro connazionali le hanno in qualche modo proposto dei lavori, lavoro sicuro, per permettere loro di vivere in Italia e di poter mandare una cifra non particolarmente alta, ma comunque importante, alla famiglia d'origine. Quindi con questa idea di relativa sicurezza lasciano l'Ucraina ed arrivano in Italia. La realtà, come le cronache ci hanno abituato a sapere e a conoscere, è ben diversa. E Natalia ed Irina trovano sì lavoro in Italia, a Novara, ma di ben altro lavoro rispetto a quello che loro immaginavano trovano. Ovvero sono costrette alla prostituzione, segregate in una villa nei pressi del Lago Maggiore. Conoscono l'abominio, conoscono veramente la sofferenza e la parte assolutamente più deteriore di questa piaga del nostro mondo. E i loro clienti, ecco il titolo, sono persone al di sopra di ogni sospetto, con grande rispettabilità, con grande nome, grandi professioni alle spalle, che per 300 euro a volta trascorrono con loro alcune ore. Le ragazze trovano in qualche modo la forza di opporsi, di reagire, e aiutate dalle forze dell'ordine fuggono da questa villa. Saranno accolte dall'Associazione Liberazione e Speranza Ollus di Novara, che tra l'altro edita anche il libro, e per esorcizzare in qualche modo questa loro storia la raccontano attraverso questo testo. È molto crudo, molto vero, molto toccante. È una fotografia, è mera cronaca. Non c'è giudizio, non c'è commento, è fotografia del loro vissuto. Quindi Natalia e Irina propongono clienti con la collaborazione di Maria Adele Garavaglia.